Eccoci là, vediamo, senza problema tecnico. Buonasera, buonasera. Ah, ecco. Là. Bene, buonasera. Per chi non mi conoscesse, salve, salve, dottore. Aspetti che io, ingegnere, 3002 NIVEC, io li leggo dal telefonino, c'ho problemi tecnico-tattici. Bene, bene, questa sera portiamo un po' di full manual, tanto per cambiare, però visto che devo fare la squadra del nostro nuovo torneo, Kevin, ok, guarda, dottor Kevin, posso? Il problema è ricordarlo, però tu ricordamelo ogni tanto e devi capire che ho un neurone solo che sballottola, è un po' un casino. E niente, dicevo, questa sera facciamo... Devo fare un po' di GP, quindi mi conviene fare eventini, perché ho un lievissimo problema. Gioco solo su Xbox, il torneo però lo organizzo su PlayStation, giustamente, ma non ho i GP per farmi la squadra del torneo che io stesso organizzo. È un genio. Quindi facciamo un po' di eventini, gli eventini danno i punticini, sempre in full manual. Poi se ci fosse qualcuno che volesse giocare, sì. È un casino. Ma se ci dessero il crossplay, Kevin, vedi che me lo ricordo, c'è scritto lì. Se ci dessero il crossplay almeno, tanti problemini si risolverebbero da soli. Ecco. Scegli la tua squadra per l'evento. Io farei un bello Shimizu Espals, che è dai tempi di Winning Eleven, che... E soprattutto... Aspetta. Questo è un problema. Devo spegnere le casse del PC, se no sento audio doppio. E non solo. Pure la mia stessa live, se no si sente doppio. Ecco fatto. Ci siamo. Almeno una vittoria si può fare. Il problema è che appunto io, non avendo giocatori, teoricamente te li dai in prestito. Non li ho visti questi eventi. Voglio sperare. Bravi, giocatori in prestito. Bravo. Schema di gioco. Belli. Beh, ragazzi, anche. Poi c'è Oki, che è quello contro il mal di denti. Benissimo. Al match. Tra parentesi, giocatore full mano, ma non sono abituato col pad dell'Xbox, quindi farò cagare. Metto le manine avanti. Problema, sigaretta elettronica. Dove me... No, no, non esiste. Eccola. Oh, come ci sono. Mi scappa anche la pipì, però sono già alzato troppe volte. Molto bene. Poi, se tutto va bene... Salve, dottor... Ah, lo so. Devo richiedere in effetti che di portare qualche... Almeno il petto cap stretto. Almeno quello. Là. Oh, un avversario trovato. Tra parentesi, non gioco da settimana scorsa durante la live. Kashima Antlers. Molto bene. Mi fiderò di questi titolari. Capo bagnato. Ah, Dalmat. Giocano bene questi. Ma sono in formissima, ma non tutti. Che abbiamo come trucco? Chi cazzo riconosce questi? Vabbè, vediamo uno che abbia un po' di... Tac tac. Possesso stretto, 70. Torna Ruoka, lo vedo bene. No. Vabbè, mi tengo questi. Non c'ho voglia assolutamente. La punta alla skill di Neymar? Ma va? Ma quale? Kawamoto Chiba. Fa vedere. Bene a sapersi. Finta doppio passo. Training code. C'è un cazzo questo.
E spusta, tata. Finta doppio passo, caratteristiche, taxi di gioco, altre informazioni. Cazzo! E potrebbe essere, eh? Io mi fido di Kevin. Eh? Sì, sì, ci ho creduto. Vabbè, che le cazzo ne sai. Può essere, eh? E un attimo, guarda che ci sono i giocatori più nascosti con le abilità più assurde. Anzi, giusto adesso che adesso abbiamo... Giusto adesso, adesso, che adesso, che adesso, adesso, noi che adesso... Non dovresti? Vabbè, mi voglio fidare, mi voglio fidare. E fra poco inizia il torneo 3 contro 3, barra ranking 1 contro 1, con i giocatori... Cioè, full manual, con i giocatori però 74. Mi stavo tirando su la squadra, però è figo perché... Da fare una bella ricerchina, c'è da fare una bella ricerchina. E puoi trovare dei giocatori 72, 73 validissimi. Sei primo al mondo incazzate? Cioè, in bugie fotoniche, sei Azop. Bene, vediamo come ci si trova qua. Oh, madonna. Dai ragazzi, con calma ragioniamo. E tra parentesi, vedi, vedi? Bravi ragazzi. Bravo. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Come sgusci? Sono un cretino. Fa avanzare la manovra. Voglio andare sotto, bravo. Around. Mette il turbo. Tirilo lì. Può provare. E shoot. Palla che è uscita di un soffio sulla destra. Però un cretino sgusciato, è vero, come le noci. Già pronte. Prima al mondo in bugie, fantastico. Almeno mi hai detto il tuo vero nome, o oh? Hai mentito anche su quello? Deve essere. Oddio, che stronzata! Vieni mi incontro! Ma non per il portiere. Io il mio. Questa era giusta, però l'hai ignorata proprio come un ignorante, nel senso che ignori. No, quello è reale, beh, almeno quello. È già un qualcosa, abbiamo un punticino. Io c'ho sto vizio nella costruzioncina dal basso, che mi si ritorce contro. E allora l'ho visto! Mamma mia! Prendila con le manine, dai, su! Che sei bello come il sole. Certo che mangiare la pizza, riempirla d'olio e poi non lavarsi le mani è utile quando vai a giocare. C'è un pollice che fa... Oddio, che brutta questa. Usa il cranio. Non sprecarla. Così, però. E non ho il supporto. Questa è brutta. Mamma mia, non riesco a uscire. Perché ti sei fermato, ignorante? Dai, mettiamo in ordine le idee. Che tra parentesi è una settimana e me ne vergogno tantissimo che sto giocando EAFC, ma perché ho scoperto un modo per far giocare... Baba, va, via, via, giustissimo, stai giocando di merda, è giusto che la perdi. Around! No, è che semplicemente lì ci sono i filtri. Aia, aia. Però il gioco in sé non ci siamo. Bravi ragazzi. Sguscia flex. Non è brutta. Bravo, hai tirato fuori il cranio. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che inui. Forse nemmeno i suoi compagni. Te la pongo sul cranio. Volevo tirare di sinistro, si è fermato come un tonno insuperabile. Almeno 150 grammi di bontà in olio d'olio. Almeno, eh. Nel frattempo, ovviamente, Caronte mi invita in un gruppo adesso. Che lo sa, che sono live, lo sa. Niente, niente, niente. Oh, dal mat. Malissimo. Bravi ragazzi.
Aia! Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bravo, aprisci! Ma invita se... E Chris, sei un cretino! Aia, questo è fallino in area, tra l'altro. C'è l'opportunità per il contropiede. Attenzione. Cranio. Bravo. Fa male i calcoli. Il pallone non diamocela lì. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Come lo sguscio. Ma non era per te, bambascione. È bella questa combinazione. Colpo sutto. Ma no, stavo facendo scorrere la palla come su FIFA. Questo è grave. Zen. No, bruttissima. Giusto, giusto, giusto. Yeah, Don. No, l'ho fatta. Esattamente questa giocata in mente, Fabio. Sono un puzzle. Rigore, calcio, dai. Giustamente, sei proprio bestia. Rigore, niente, cervello in palla. In pappa, pappa. Sì, che tifo però. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre. E niente, devo darla su. Volevo partire dal basso. Bravo. No. Porca puttana, si è fermato di nuovo. Tienilo lì. La difesa non si lascia sorprendere. Ecco fatto. Secondo corner del match. Soltanto uno battuto dagli avversari. Gliela darà lì. Io vado col portiere, glielo zanzo. Bar. Giusto. Dato che sono già la più prova umana, così a caso, perché no? Ma perché no? Magari scopri che ti diverti. Allora, ascoltalo, dico a te, vabbè, tutti presenti. Io organizzo con Esports Rivals. E vabbè, torneo 3 contro 3. E un ranking 1 contro 1. Adesso nuove regole che partiranno da lunedì. La squadra del mio torneo è con giocatori base massimo 74. Quelli nuovi, sì, 74. Comunque, come funziona? Tu ti iscrivi. Tanto, tra parentesi, se vi fa piacere seguire i nostri social, ci date una grossa mano, per voi un click, per noi è grande libidine. Tac, tac. E dicevo, praticamente ti iscrivi senza impegno, ti dà 1000 punti. È un ranking un po' come la prima divisione, per intenderci. Tu hai 1000 punti, poi sfidi chi vuoi del ranking, e a seconda dei tuoi punti e dei punti dell'avversario, se vinci, perdi o pareggi, ti dà tot punti. Ipotesi, sfidi uno che ha 2000 punti, tu ne hai 1000, ci pareggi, ci andrai a vincere 50 punti, per dire. E più avanti, adesso perché sta per ripartire l'app che è stata ferma un attimino, tu probabilmente non lo sai, abbiamo un'app dove vengono gestiti ranking e tornei. Comunque, in pratica ogni settimana io faccio vedo la classifica di questo ranking, e i primi 8 poi giocano con me, facciamo un torneo live. Lì dentro c'è un canale Telegram, tra l'altro, se vuoi ti ci metto. È pieno di giocatori che sono sia le prime armi che un pochettino più navigati, quindi se vuoi provare anche con altri, lì è pieno. Se hai bisogno di consigli, ci sono io. Non hai mai provato in full manual? Bella. Sì, non era male, ma avevo un poco angolo di tiro, giusto.
avversario. Deve solo tirare lui. Porca puttana, però sto usando bene. Guarda, allora, consiglio mio. Conta che è un modo totalmente differente di giocare. Cioè, tu hai il pieno controllo, è presente cos'è, no? Quindi pieno controllo di direzione e potenza. All'inizio, soprattutto con i tiri in porta, ti verrà un po' difficile, ma è normale. Però la cosa bella, secondo me, che è quello che dico sempre, è che se sbagli te la puoi prendere con te stesso, no? Non con un algoritmo che poi ha deciso per te se un tiro o un passaggio può riuscire o meno. E oltretutto con squadre di più basso livello lo senti meno, perché appunto non hai quel margine di errore più alto dato da statistiche, che ne so, di passaggio basse. Qua sei tu comunque a mirare, quindi... Quando impari, se ti piace ovviamente, non riesci più a tornare indietro, perché almeno io per esempio mi ci diverto, cioè non riesco a divertirmi con i comandi assistiti, ma perché non sento di essere io a... non sento di essere io ad aver fatto un gol, un passaggio, non mi dà soddisfazione, no? Una roba mia, poi non è una critica verso chi gioca con i comandi in assistito. A me non dà soddisfazione, perché ipotesi io miro in verticale e lui mi tira magari sul secondo palo a fil di palo. Qua se miro in verticale mi va in rimessa laterale, perché sto mirando in verticale, no? È tutto un altro tipo di concetto. Però quando inizi a fare le tue azioni e inizi a beccare la porta, lo senti tu il gol, senti tu l'azione, e dal meglio di sé, secondo me, in coop più che in uno contro uno, per quanto... Che testa. Questo è fallito però. Aia. Pericolo sventato. Brutta. Ripartire in velocità. Non ci vuole brutta. Se tu giochi con il cerchiolino sotto, questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Magari all'inizio ci può anche stare, però se poi vedi che ti piace, ti consiglio di togliertelo del tutto, perché in pratica tu non prenderai mai la manualità, perché ti va sempre l'occhio sulla freccia, oltre ad essere di fatto un'assistenza. Vabbè, che cazzo è successo, minchia, laggata totale, però quello è un'altra cosa. Il problema è che tu non prenderai mai la sensibilità del pollice, perché vai prima a guardare la freccia. So se sono stato chiaro. Testona là, bravo. Bravissimo. Vale Zen. Peston. L'ha fatta. Cazzo, non era brutta questa. La possiamo fare ancora, ragazzi. Ci saranno anche gli stanchini. Errore qui, pallone sprecato. Ah. Male comunque, sto giocando male Zen. Ma non trova la precisione. Di prima! Che roba brutta! Può colpire! Meno male, salvo. Conclusione che va fuori, neanche di poco. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Around. Allora, chi abbiamo di stancoide? Trattasi di Matsuzaki. Tu mi aggradi, ci puoi andare, no? Tu? No. Perché me li consigli? Ma non c'è un... di riserva. Chi cazzo ci metto? Nessuno può andare CLD. E neanche questa seconda punta, vabbè. Metto te e ti metto il cazzo, ti lascio lì, fa niente. Poi via Ciba e me la sento con questo Kitagawa. Però così, seconda punta ti voglio. Naturale. Inui mi è defunto. Beh,
fai bene te. Around. E a sinistra abbiamo qualcuno di valido. Mi fido di te, guarda. Fuori ruolo, via. Chi se ne frega. Se non scrive perché gioco. Ne sono andato. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Tanto guarda, io sto riprendendo la mano con te. Bravo! Non è male! Che lentone! No, lo se l'aspettava! Cazzo, che gigioneggiata! Meritavo qualcosina di più. Bella questa! Bravo! Bravo, bravo, lo meritavi! E io invece sono un cretino. Niente, io devo uscire con la pallina al piede. Non è malvagia! La sapevo però! Bravo! Sono un pazzo, fulminato. Di nuovo, sono un cretino. Madonna, se devo riprendere la mano con sto pad! Bravo! Saltalo! Che partita di merda che sto facendo, mamma mia! Aiuto! Aiuto che macello! È giusto che la perdi, la devi perdere, brutto sei stato, brutto! Oh madonna, cambia tutto! Beh sì, certo, ma ti ho detto, inizia a ragionarla! Che sei tu a dare la direzione, no? Quindi non mirare il giocatore, mira dove vuoi che vada la palla. Cioè devi studiarti proprio le geometrie e le traiettorie, ok? Anche un filtrante, cioè tra filtrante e passaggio in manuale cambia poco, perché sei tu a dargli la direzione, cambia più il modo in cui il ricevitore del passaggio si comporta, no? E anche un pochettino come la potenza, dai. Però tu di base ragionatelo sempre sulla... Boh, che filtrante che fa... che libidine ti dà quando tu hai capito una geometria magari tra due giocatori e gliel'hai data a te e sai che non l'hai fatto con un'assistenza, no? Che cazzo è divertente. Ecco, tu immaginatelo giocato in 11, perché noi facevamo un torneo, stiamo aspettando che ce lo dia, in 11, cioè in 11 è una roba fotonica, super mega fotonica. Ma guarda, io intanto ti lascio, vi lascio, il link, dov'è? Vieni qua, eccolo qua, ti lascio il link del canale Telegram Full Manual di Sports Rivals. Se vuoi, senza impegno, vienici a trovare. Travi a due amici e iscriviti al prossimo torneo 3 contro 3 e vedrai che mi ringrazierai. Ah, aspetta, perché mi sa che mi ha scritto Caronte, sono in mare. Ecco, a posto. È in mare, Caronte è in mare. L'abbiamo perso. E allora andiamo avanti. Ai pollici, rispondete ai miei comandi. Il cavaliere oscuro. Ecco fatto. Allora.
Carlinhos Junior, non stai bene? Ma io ti schiero lo stesso. Anche perché mi sa che di c'è lo SS, non ce n'è. Questo Cato è interessante, eh? Come punta, c'è proprio la faccia tipica. Beh, non ho CLS, non ce n'è qua. Vabbè, ce ne sbattiamo i coglioni. Garibara, metto giusto i saltatori. Allora, madonna, 90 di cranio, cioè. Non so chi è il più alto, a sto punto andiamo sull'altezza, 1,82, tutti e due, mi ispiri più tu, guarda. Con quel cranio. Ecco fatto. Cra cra. Urawa Reds. Un'impresa che avrebbe tanti risvolti non soltanto sportivi ma anche soprattutto economici e d'immagine. Servirà una prestazione all'altezza e i tifosi al seguito non faranno di certo mancare il loro appoggio. E allora allacciatevi. Bravi ragazzi, sicuro. Così aggressivi subito. Credici, che bella geometria. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. Incrocchia la conclusione. Va bene. Ho apprezzato. Bro. Hanno gli uomini giusti per colpire di testa. E allora la craniamo. Che peccato. Ma questo non era quello con 90 di colpo di testa? Parliamone. Guarda là. Fintarella di Luna. Un giratore di palla. Bravo che l'hai destabilizzato. Non era brutta. Non era brutta. Peccato. Bravissimo. Come lo scavallo. Non ne vale. Aia, aia. Tanto giustamente il bot ricorda sempre i social. Ragazzi, ve lo rimembro nuovamente. E poi Sports Rivals ha un social media manager di grande livello, eh. È bravissimo il social media manager. Sempre sognato di poter dire di essere un social media manager. Che testa! Palo, giustamente. E pollice marcio. Vedi, per esempio, qua ho preso il palo. Vabbè, un po' sfiga. Però in manuale il palo magari è un po' diverso. Comunque l'ho mirata male io. Male, vabbè. Ero al pelo. Lì è un po' sfiga. Come l'avevo letta. Sono un cretino. Attenzione che c'è Suzuki. Questo viaggia, eh. Bravissimo. Bella apertura. Inoue. Non è male questa azione. Come l'hai gabbato? Primo palo. Devo mirare il secondo. Sono un tonno. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Insuperabile. Riproviamo il cranio di quell'uomo là. Statistica sugli avversari ancora zero. E ce l'hai il testone. Bel palo, una bella traversa. Dovrebbe anche un esorcista, magari. Nel frattempo devo fare almeno 22 litri di urina. Bravissimo. Non è malvagia.
Ma che ce l'hai? Tienilo là! Dagliela dentro io. Sei un cretino, è la cosa più ovvia del mondo. Sakai sul pallone. L'avevo letta, eh. Bravo. Che come mi sguscia il pollice. Bravi ragazzi. Hai perso. Vabbè, è la prima, è la prima. Come ti sei trovato allora? Sensazioni? Mamma mia che cagata che ho fatto. Bravi ragazzi. Insomma, l'ha chiuso subito bene e l'ho sfruttata veramente male. Non ha pagato il tempore giovane. Che cazzo vado? Che testone. Difficile per... guarda, dovresti provarlo in coop. Che la coop sei tu. E ogni tanto li organizzo qua delle amichevoli coop piuttosto che... Ho detto, guarda, lì ti ho lasciato il link, intanto se ti fa piacere, se vuoi provare, del canale Telegram di Esports Rivals Full Manual. Lì è zeppo di persone, ci sono anch'io ovviamente, con cui poi sono un cretino, con cui puoi fare sia il ranking, quello che ti dicevo prima, anche amichevoli. Lì poi dove organizzo, do anche le informazioni sui tornei che organizzo. Tipo settimana scorsa abbiamo fatto un torneo live 3 contro 3. Eravamo in 4, mi ha fatto sì, semifinali, finali. Di solito porto il ranking 1 contro 1, però più che altro 3 contro 3, perché il full manual paga molto di più, ti dicevo, in coop. Non hai Telegram? Scarica Telegram. È semplice. È semplice. Scarichi Telegram. Praticamente apri il telefono e vai dove c'è, non so, l'App Store. È importante avere Telegram. Anzi, lunedì esce anche la nostra app. In futuro, quando uscirà, adesso è in beta, quando uscirà, diciamo, definitiva, tramite l'app si farà tutto, quindi ci sarà dentro chat, organizzazione di eventi, eccetera. Per il momento si passa da Telegram e poi si utilizza l'app per refertare le partite. Porca puttana, hanno preso il mio. Eh sì, sono stato proprio uno stronzo. Dai cazzo però. Svegliati con sti pollici. Cranio. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Ti vedo. Sono un deficiente. Problema, vedi, che ti dicevo, a me non fa impazzire, per esempio, giocare in uno contro uno, ma perché i movimenti senza palla non mi piacciono di sto gioco in realtà. O meglio, non fanno quello che vorrei. Lo so che devi prendere i giocatori con le carte giuste, diciamo, per fare i movimenti che preferisci. Però la dinamicità, rimangono comunque molto statici e si adattano poco alla situazione, secondo me. Giocare in coop invece è una figata, perché i movimenti poi te li fa il compagno, no? E lì c'è... Prima non ho sentito, si può mettere anche la difesa... purtroppo la difesa quella è uguale per tutti. No, magari. Mi piacerebbe, perché infatti la pecca della fase difensiva di questo gioco è che è un po' troppo sui binari, un po' troppo pilotato. Perché poi il senso di giocare... Arca puta! Di giocare full manual è togliersi tutte le assistenze. E in difesa... Purtroppo sarebbe bello che mettessero solo il contrasto a tempo, un po' come su FIFA, per dire, che lì è implementato anche bene.
Ho avuto fretta. Però vabbè, comunque non è brutto la difesa qua, sui football, voglio dire. Pallaccio. Solo mi piacerebbe fosse più manuale. Però come ti dicevo, in coop paga molto molto di più. Cioè tu immaginati, che ne so, un tuo compagno che ti fa un movimento e tu però non lo capisci, non avendo l'assistenza, la palla andrà magari nello spazio dove tu pensavi che andasse. Inassistito invece comunque lui la mira verso un tuo giocatore, anche se verso il tuo compagno, no? Anche se tu non la volevi dare lì. So se mi sono spiegato, no? Però è figo quando tu invece capisci prima il movimento che ti voleva fare il tuo compagno e la dai davvero in quello spazio. Ma è come nella realtà, no? Infatti la cosa che a me fa impazzire sono... Porca puttana, le geometrie, lo dico sempre. E quando giocavamo in 11 questa cosa la vedevi molto di più. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Cranio? È ben posizionato. Che poi sembra una minchiata. O che devo mettere le mani in avanti. Ma io gioco da Xbox. Stasera sono su PlayStation. Io gioco da Xbox tendenzialmente. Per me, che io ci gioco da anni in full manual, passare da un pad all'altro faccio una fatica bestia. Calciodromo. Ma perché ho le misure di un altro pad. Costruiscono la manovra con sicurezza. Errore qui, pallone sprecato. No, questa però è disonesta. Beh, che lo sapevi, dai. Stasera sto giocando veramente di merda. Non è male. Arca puttana, dove volevo andare. Dove gliel'ha messa? Lo sapevo. Bravo, bell'intercetto. Vedi, per esempio, questo è un intercetto che ha fatto lui leggendolo. Io apprezzo molto di più una chiusura difensiva del genere rispetto alla spammata di L2, che se ti va bene mette il piedone. Qua alla fine quello che paga è la senso della posizione, cioè posizionarsi bene. Poi dopo però l'intervento in sé non mi fa impazzire che lo fa da solo. È col tempismo che decide lui. Assistenza 3-4, io le assistenze non le conosco. Sicuramente ha un po' meno di assistenza, ma c'è sempre. Cioè 4 è 0 assistenza. 3 comunque ce l'hai un'assistenza, cioè se tu miri, hai sbagliato a mirare, lui comunque te la va a dare verso il giocatore che tu hai mirato. Però non ti so dire la differenza tra l'1 e il 3 perché io non le uso mai, e non le ho mai usate proprio, mai usato le assistenze, quindi non ti so dire la differenza tra l'1 e il 3. Il 4 non c'è, non hai assistenza. Bene dai, stasera sto andando bene però, le belle sconfittine. Mamma mia, male male stasera, ma come mai? Ma ci rifacciamo. Ah. Bravo, bravo. Ha giocato bene questo ragazzo. Non male che volevo fare gli eventi per fare i GP stasera. Cazzo che pollice. Bravo piedone. È giusto. Giusto, giusto. Gliela darà là. Dai, fanne un altro. Bravo. Ecco. Questo avrei goduto a segnare. Però ci stava. Mi ha perculato e ha fatto anche bene. Bravo, bravo, ho giocato bene. Nulla da dire. Termina con una sconfitta per loro, hanno combattuto, hanno provato anche fino alla fine,
ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. E tu cosa ne pensi? Scritto anche il liquido della sigaretta elettronica. Questa è una cosa molto grave. Vediamo di vincerne almeno una. Porca troia, che partita di merda che ho fatto. Ecco fatto. Beh, 2-0, 1-0. Ho bisogno di una punta un po' più agile. Insomma, magari le guardo le caratteristiche dei giocatori. Ecco fatto. Finito praticamente il liquido. Questa è una cosa gravissima. Molto gravissima. Ecco fatto, un bel avversario trovato. Molto bene. Allora, Kitagawa. Sì, probabilmente mi, ecco, possesso stato 78, già un po' meglio. Ti metto seconda punta. E invece sei un senza palla. Va bene. Io ne ho già visto. Te mi vai bene. Vabbè, va bene così. Mi ci voleva Kitagawa per cambiare la storia. Ecco fatto. Adesso con Kitagawa cambia tutto, eh. Mamma mia. Pollice, rispondimi questa volta. Oggi avrebbe molti significati e conseguenze. La. Bravi ragazzi, vi vedo già bene. Bravi a lasciare tutto il rumore fuori dai loro pensieri e dovranno riuscire a concentrarsi soltanto su quello che è il loro compito. Scendere in campo, lasciare tutto sul terreno di gioco. Bravissimi. E Kitagawa. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vedere anche il campo. Mamma mia, che cagao. Che Kitagawa. Troppo forte, giusto. Ma buona. Cambia dall'altra parte. Io ho visto. No, non scappava. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Potevi farmelo. Il movimentino interessante. Mamma mia, che pollice. Appena provato 1, 2, 3 mi sembrano uguali. Sì. Sinceramente, non, io da quel poco che ho visto, non mi sembra ci sia tutta questa differenza. Mentre tra il 3 e il 4 la differenza c'è, come? Probabilmente hai sempre più possibilità di scegliere la direzione, ma comunque l'assistenza c'è sempre, no? Tra l'1 e il 3. 4 proprio un'altra cosa, non c'entra niente. Oddio, è là. Partiamo bene, ma a noi non interessa. Cerchiamo di macinare almeno un po' di buon calcio. Bruttissima, bruttissima cosa ho combinato. Per riprenderci a giocare magari anche ai football. Non devi evitare di far figure di merda. Mi chiudo Romane. Bravo. Ma no. Bravo Piedone. Giocata difensiva di grande spessore. Va bene, va bene. Si poteva fare di meglio. A portiere, bravo. No. No, no, no. No, no, no. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo.
Aia, Kitagawa. Dico un bel taglio di capelli, eh. Che cazzo fa a vederci? C'hai i capelli negli occhi. Cazzo, togliteli. Ci credo. Bello, partito quello più stronzo. Te che l'ha fatta? Passaggio forse era un po' telefonato. Sei un Kitagawa. E io lo sapevo. No, che disonestà. Bella. Salve ingegner Marco, sono in forma stasera, sto pigliando palate su palate. Devo tornare a giocare a Fortnite, cazzo. Mamma mia. Due belle pere, dai, dai, su, su, non eri così stronzo una volta. Sei pronto al prossimo torneo 74? Porca puttana, che tonno. L'ho aperta poco. L'ho aperta poco, sì, giustissimo. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Che cortina da un pezzo. Allontana come meglio può. Opportunità di ripartire. Mamma mia, ha fatto un passo in più lo stronzo. Riceve il passaggio. E sei scappato. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Ottimo 74. Sì, sì, sì. Infatti mi devo fare ancora la squadra. Cioè, ho già fatto lo scheletro, ma. Tenta la conclusione. Non si passa. Adesso vediamo, vediamo. È interessante perché devi andare a scovare gli sconosciuti, andare a beccarti un po' di statistiche. Oh, ma chiamamelo! Ho un problema. È una settimana che gioco e AFC, ma perché ho scoperto una roba che mi fa pisciare. Minchia, adesso tornare di qua, che è mille volte, cioè mi piace mille volte di più, non mi ci trovo, porca troia. Bravo. Comunque adesso è finita la coppa, ripartiamo, vediamo un po' le squadre che ci sono. Si divide in Serie A, Serie B. Mamma mia, come sto giocando male. Non è FIFA. Bravissimo. Ah, finalmente, porca di quella puttana, questo pollice di merda. Riapriamola, ragazzi. È perché devo fare la pipì, eh. Adesso faccio la pipì, passa tutto, cambia tutto. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Ecco fatto. Mi siamo messi qua. Benissimo. Le. Bene. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari. Chiudilo, 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 bravo. L'inizio di questo secondo tempo. Senza fretta. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Bravi ragazzi. Porca puttana, che cervello spento. Bravissimo. Ma che tu. Non era fallo. Letto le info. Beh, bravo. Tenersi sempre informati. Non sono in molti a vantare nel proprio repertorio precisione e potenza per segnare. Tac, tac. Tra l'altro, lunedì, se tutto va bene, comunque, lunedì, massimo martedì. Ma secondo, cioè è già pronta perché mi sono appena reiscritto. Esce la l'app quasi semi definitiva, cioè definitiva no, perché poi ce n'è
verranno implementate parecchie cose, però ci sarà da riregistrarsi, diciamo definitiva, nel senso che poi non dovremmo registrarci più teoricamente. Comunque iniziano ad esserci un pochettino più di cose, poi pian piano la andiamo a affinare. Bravi ragazzi. Beh, ho voluto fare il gol della merda. Buonasera, ciao Kevin. Ciao, grazie di essere stati con noi. Di essere stato con noi. Alla prossima. Quando vuoi giocare full manual, tac tac. O qui o sul mio profilo. Per la squadra, due portieri e mezza difesa. Quindi con noi vediamo leggere. Vedi, poi fare i manageriali ti aiuta a scovare questi giocatori qua. Un po' totani. Madonna, quanta pipì che devo fare. Come i vecchi. Ma sono un cretino. No, dai che la da là, dai che la da là. Sei un cretino totano. Molto bene. E io stavo guardando un pochettino prima, ma poi voglio mettermi con un database e scegliere un po' i valori che voglio in ogni ruolo. A parte che poi in coop prende un po' chi cazzo gli pare, però almeno per il ranking. Aia, che calcio del culo! Aia, aia, calcio nel culo ancora! Stavolta devo passargliela. Non ci hai creduto, amico mio. Ma va bene. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Mamma mia. Roba brutta. No. Bravo. Bravo. Apri di là che è bello libero, bello bello. Figurati se mandava nello spazio. Ecco, ultimamente che stavo dicendo, stavo giocando un po' a FC. Perché si stava prospettando l'11 contro 11, non per altro. Cazzo, però gli chiedi gli inserimenti, te li fanno. A livello di movimenti senza palla è anni luce per me. Poi il gioco in sé ha mille pecche. Questo è tutto un altro mondo, quello che vuoi. Però come intelligenza artificiale, dici, certo, sviluppo rigorosamente. Ma infatti anch'io adesso sto guardando un po' possesso stretto come siamo messi. Mamma mia, mamma mia. Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Sulla fascia, è libero. Dai ragazzi. Porca puttana. No, che piedone! È l'ora dei cambietti. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. It's time to cambiet. Plurale. Allora, chi è defunto? Inui ci ha abbandonato. Entra, chi cazzo li conosce? Una ruoca. Entri tu, una ruoca. A sinistra abbiamo detto che non abbiamo CLS, è l'unico che può semifarlo quello lì, va benissimo. A destra, mi fido di te. Punta. Gatto che c'ha quei baffi lì, mi piace. Ha dei bei baffi, come non schierare uno con dei baffi così? No, come fai? Bestia, prendila, prendila, bravo, potevi anche senza tuffare. Se ho capito bene, bisogna fare nuovo l'iscrizione. No, 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 sull'applicazione per il ranking. E che poi, vabbè, sull'applicazione in realtà poi si terranno tutti i tornei, eccetera. Adesso c'è il ranking, ma poi un domani
anche i tornei saranno gestiti lì, quindi con i giocatori sono gestiti dall'app, eccetera eccetera. Quindi l'app, quella che si utilizzava per, che si utilizza per il ranking, quella elaborazione, lì bisogna reiscriversi semplicemente perché sono stati resettati gli iscritti. Matteo e Matt, che gioco è? È Football 2024. O parlavi di altro? Ma è questo testone? No, no. EA FC. No, no. E football 24. Non capisco se mi stai trollando. A me piace di più di AFC, decisamente. Fermo restando che sto giocando veramente di merda. Vede lo scatto e cerca la profondità. Vede un varco. Ah, ok. Ha la possibilità di andare verso la porta. Attenzione al tiro. Molto buono il dribbling, tiro incredibile. Ma questo, se ti piace, diciamo, più una vena realistica, c'è questo. Se ti piace più la spettacolarizzazione AFC, però io ci sto giocando ultimamente. Tecnicamente è fatto bene, ma non fa per me. È tutto troppo basato su dribbling, skill. La difesa non ha senso di inerzia. Cioè, se tu cerchi di prendere l'avversario in controtempo. Eh sì, oltretutto. Vabbè, ma a parte quello, se sei abituato a giocare a FC, poi tra parentesi io sto giocando con i comandi full manual, non so se sai cosa sono, e i difensori sono troppo veloci nel cambio di direzione, no? Cioè diventa un gioco di riflessi. Cioè, se io vedo che tu ti sei spostato nella tal direzione, molto più velocemente posso cambiare direzione da un lato all'altro, anche a prescindere dalla velocità che ho in campo. Qua invece la cosa bella di questo gioco per me è il senso di inerzia. Cioè, se tu prendi in controtempo un difensore, questo deve girarsi e riprendere la corsa, giustamente, non come su EFC dove tu ti muovi quasi senza un senso di fisica. Perché non c'è un senso di fisica, obiettivamente. Ed è un peccato, perché poi tecnicamente AFC è veramente fatto bene. Atta, mi sento fallito, ne ho perse tutte e tre giocando di merda. Oh ragazzi, non ce la posso fare. Arrivo subitissimo. Devo strizzare le olive. Arrivo, tonno subito. Rieccoci. Che meraviglia. Io sono e allora prova il football, che è anche gratis. E beh, io li ho giocati tutti ancora prima che si chiamassero PES. Certo che mi ricordo di PES. Un'altra categoria. O meglio,
In realtà Winning Eleven e Revolution Soccer eccetera sono stati i migliori per me fino al 2008. Poi FIFA 08 per me ha fatto il sorpasso, perché iniziava a prendere una vena realistica. Man mano FIFA ha iniziato a diventare sempre più arcade ed è ritornato poi piano piano eFootball fino a PES 21, per me quello che è ritornato alla grande. Però sì, io ho sempre cercato, diciamo, il gioco, ma va, cioè AFC non è calcio, dai. Non è calcio. Ed è un peccato, perché appunto a me fa impazzire le collisioni tra giocatori, sono fatti benissimo. La fisica della palla abbastanza bene. Beh, oddio, un palloncino. Cioè, di testa è assurdo. Cioè, colpi di testa partono delle mine. Vabbè, a me non interessa quello che fa la... Vedi, per esempio, io gioco che comandi full manual e non ci gioca quasi nessuno, tra virgolette. Non faccio quello che fanno gli altri, faccio quello che mi piace. E non ce n'è. Non ce n'è, purtroppo non è un gioco di calcio realistico. Cioè, io cerco più la simulazione, no? E non la puoi fare su FC. Ancora fra comandi manuali, però purtroppo è strutturato più appunto per la spettacolarizzazione, più per il dribbling che per la stesura dell'azione. Ci sono troppi automatismi, i giocatori sembra che pattini, no? Cioè, proprio non mi riesce a divertire. Questo per dire, bello in campo, però non ha modalità. Poi capita che giochi con delle squadre pazze. Sì, no, ma allora io l'Ultimate Team non lo voglio neanche vedere. È una... Allora, il gioco in sé è bellissimo. Nel senso, come funziona, come è strutturato, è tutto bellissimo, lo scambio di carte tra giocatori, compravendita, finché non scendi in campo. E non è cosa. Non è assolutamente cosa. Ma tu conta che anche qua la modalità, diciamo, tipo l'Ultimate Team, ma non è tipo l'Ultimate Team. Ti costruisci una squadra, ma non è fatta bene, secondo me, come l'Ultimate Team, dove comunque lo devi fare con un criterio, è una sorta di gioco nel gioco anche costruirsi la squadra. Qua alla fine è una cozzaglia di giocatori forti che man mano escono, ti possono uscire gratis piuttosto che ci devi mettere mano al portafoglio. Però personalmente non è una modalità che mi piace. Non c'è Ultimate Team su eFootball, ma c'è una modalità, guarda, dopo ti faccio vedere magari finita questa, c'è una modalità stagioni con giocatori, con una squadra Dream Team, tipo che ti fai tu. Ogni settimana escono giocatori nuovi. Qua è strutturato praticamente con delle monetine che tu man mano che giochi le accumuli per avere i giocatori forti. Però come funziona? Va a pescate, un po' come i pacchetti. Cioè, qua non li puoi acquistare i giocatori forti, non li puoi acquistare un po' come sull'Ultimate Team, ma li puoi solo prendere con le pescate. Con le pescate, con queste monetine. Le monetine, è vero che, porca puttana, facendo eventi, varie cazzate, li accumuli. Ma è anche vero che non gli stai dietro. Se tu ti vuoi, vuoi tutti i giocatori che tirano fuori. No, il gioco è gratis. Il gioco è completamente gratis. Io per esempio non ho mai messo un euro. E comunque, giocando, facendo gli eventi eccetera, la mia squadretta me la son fatta. Però ripeto, a me non piace proprio come modalità. A me, io gioco con comandi full mano. Infatti qua organizziamo, se ti interessa, io organizzo tornei full manual con giocatori overall 74, scusami, quindi bassi. E facciamo uno contro uno e tre contro tre. Poi in caso ti spiego meglio. È impossibile difendere. Il portiere è in debito con lui. Per me è un altro modo di giocare.
Io adesso, per esempio, stavo facendo un eventino, che vedi che questa squadra non è la mia. È una squadra che ho scelto di un evento. Mi serviva solo per fare i GP, che è la moneta in gioco, per farmi la squadra che mi interessava. Perché tu in pratica per farti la squadra hai GP, che sono le monete del gioco che sblocchi con eventi, eccetera, eccetera, dove puoi giocare giocatori, puoi comprare giocatori base. Ok. Se fai altri tipi di eventi, ci sono delle monetine invece d'oro, con quelle ti puoi comprare i giocatori speciali. Però appunto va a pescata. Questo non stava giocando. Salve, buona lei! Sì, sì, è gratis, è gratis. Era un po' che non la vedevo. E, dicevo, comunque la tua squadra tu te la puoi fare senza mettere un soldo, però non riuscirai mai a stare al passo di chi mette mano al portafoglio. Ogni settimana loro ti buttano fuori delle leggende, giocatori epici, e tu cosa hai? Tipo, sono 150 pescate, ogni pescata sono 100 monetine. Poi puoi fare dei pacchetti dove fai più pescate in una, però non riuscirai mai a accumularli facendo eventi e robe del genere. Io non ho mai messo mano al portafoglio, la mia squadretta buona me la son fatta. La regione tra i monti, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene. E cosa buona e giusta. Anche perché ultimamente mi sono dato a Fortnite, cazzo. E questa è una cosa grave. Io, se io volessi fare dei GP che mi servono, che cazzo di eventi devo fare qua? Vado a fare un po' di team play, forse qua a caso, con gente che non conosco. Io gli vado a rompere le palle giocando in manuale. Ecco, 20.000 GP, via. Cerca stanza sfida, cerca. O la devi creare e far partire. No, devi creare e lui ti accoppia. Eventi contro l'IA, no, contro l'IA mi rompo veramente i coglioni in una maniera fotonica. Mi infilo con questi a caso. Ah no, aspetta, fermo, dove cazzo vai? Che c'ho la squadra base. Già gli gioco in manuale e più gioco con i 73 mi sparano in testa, cazzo. Sì, random matchmaking in manuale, vediamo cosa succede. Con la Sgenauz. Ecco, questa, Matteo, non è la mia squadra. Io gioco su Xbox. Però già, per esempio, questa è una squadretta che ho fatto velocemente nel poco che ho giocato su PlayStation. È già decente. C'è di molto meglio. Però tra quelli che regalano settimanalmente, ventini vari, qualcosa ti fai. E io qua praticamente non ci ho mai giocato. Vediamo cosa succede, vediamo chi mi dà. Perché la gente che gira sarebbe solo benedetta dal tuo contributo con i 79. Sì, lo so, quello è vero. Ma erano 73, perché adesso 74. E non avevo neanche finito la squadra. Mi ha dato bordata 78. E anche leader, nasce leader. E non parte, tra l'altro. Peccato, perché bordata 78 mi intrigava. C'è stato qualche problema. No, è partita la partita. Bene, anche lui non ha una roba esagerata. Dai. Giusto, 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 giusto. Però l'altro era Fancool 78, quindi. È anche dell'Inter, è anche un fratello interista. Cosa vuoi di più dalla vita? Vediamo come mi picchia sulla squadra. Allora, se mi avesse messo anche un 3-5-2, gli avrei dato un bacio. Vabbè, posso cercare di amministrare un buon calcio.
che ho fatto? Guardate, ha spacchettato la nazionale giapponese. Sì. Ci ha dato. Around. Beh, si discosta solo di un interprete d'alto. Sì. Vero. Alla fine io gioco con due mediani, un trequartista e tre difensori centrali. Ci può anche stare. Vediamo cosa salta fuori, sono curioso. Crac crac. Magari trovo nuovi amici. Voglio essere amico di Bordata 78. Che come tutti non schiaccia. Sì, bastone centrale destro, scelta particolare. Eppure interista, Gli piace lì, si vede che gli piace lì. E non l'ha cambiato ancora, vedo. Ha messo le mie due punte, tra l'altro, Fernando Torres. Ah, ok, Cruyff dietro le punte. Neymar io l'avrei messo a sinistra. Ah, lui gioca con tre trequartisti. Ambiguo. Anche Alaba e Mancino, vabbè, però da interista ti metti il tuo. Vabbè, ci sta. Se vuoi un match BG 74, va bene. Finisco questa. Non ho ancora finito la squadra, ma ho un abbozzo. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo. Ciao Ronza, buonasera. Benvenuto. Vediamo Bordata nel frattempo. Mi sono infilato in una cop. Sei tu? Che stronzata che ho fatto subito. Meno male. Come l'avevo pescata. Subito un bel gollettino così. E lo rimembro nuovamente sul gol subito. Ragazzi, se vi fa piacere seguiteci sui socials. Si tenete d'occhio anche chi va live, perché quando, come, cosa porta, con cui, in con super tra fra. Sì sì, che voglio provarla. Anche se poi voglio studiarmela bene la squadra, perché voglio farmela per benino. Adesso ho preso i primi a cazzo che mi sono capitati. La cozzaglia di trequartisti che ha messo. Olè. E la mette Torres. Così con cattiveria. Che mira! Davvero spettacolare. Ha deciso in una frazione di secondo dove andare, schiacciando il marcatore con una finta e sfusciandogli via. Meno male. Mi sono fatto perdonare della stronzata di prima. Sì, decisamente. Vediamo se gli vado incontro. Se me la dà, non si fida, giustamente. E la dà di testa per Messi. Come ti ho fatto entrare bene. Bravo, hai visto il nano, me l'hai data bene. Bravo, bravo. Applausi, applausi per Bordata. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Applausi per questo Bordata, incredibile. Altrimenti vedi, Fabio, sono guai. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Così. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Bravo. C'è Messi?
Cazzo, che laggata. Siamo aggressivissimi. Bravo, bordata. È così, Fabio, che si sfruttano gli spazi. Ha tagliato fuori la difesa creando. Te la metto sul cranio. Ecco fatto. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Quello dopo il primo colpo di tacco di merda che avevo fatto all'inizio, mi ha detto chi cazzo mi è capitato. Cazzo, non me l'ha stoppato. Peccawa, peccawa. Era tua. Disonesto. Bravissimo. Che pallaccia, scusa. Pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Colpisce. Rischio. Beh, questa è proprio una ciabattata. Era proprio una ciabattata. Tiro d'errore. Non ho visto. Non ci ho guardato. Adesso vediamo a fine primo tempo se mi ricordo, ovviamente. Però vedo che sono tutti su, quindi sarà un round. Non è stata intelligente questa mossa. Meno male che ha tirato. Ah già, è vero, io lo sai che come regola non risponderei alle domande senza punto di domanda. Non sto vincendo di darla di testa a Messi. Sceglie di andare per vie verticali. Ed ecco che viene servito sulla faccia. Non male. Ci prova. Ha tirato da posizione impulsiva, cioè da girato. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Questo è fuori gioco, l'avevo tenuto in fuori gioco per bene. Però poi c'è che rischio. Ecco un'occasione di contropiede. Fernando Torres. Scusamela. Dottor Bordata, mi perdoni. Mea culpa. Perché gliel'ho alzato? Sono un cretino. Intervento decisivo. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Scodella in avanti. Che verticalizzatone. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Vede lo scatto, cerca la profondità. Eccolo là. Sono un realizzatore. Mi è partito il dittone. Grave, eh. Infatti eri stupito. Sì, sono cose gravi queste qua. Cose gravi. Andiamo a vedere che allenatore utilizza. Chi è? Non lo so. È uno sconosciuto. E chi è? Ma non c'è scritto sotto di solito. Vabbè, non sappiamo. Sì, contrattacco, ok. Però l'allenatore si deve a destra? Ah, sono un cretino allora. Sì, no, ok, contrattacco. Ma che allenatore è? Non riesco a vedere il nome dell'allenatore. Cambio di giocatori. Primo cambio per loro. L'allenatore vuole modificare qualcosa. Che cranio. Sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara è in... Cazzo, che laggata, porca puttana di nuovo. Sapevo che non avrebbe fraseggiato per più. Cerca una soluzione con la palla lunga. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Prova a superare la difesa. Aia, fallo però. Scusi, dottor Bordata, mea culpa. Bastoni l'ha messo nel punto giusto, eh. Billingham. L'Inter è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Sì, giusto, t'ho fatto un movimento della minchia. Cercano la ripartenza rapida. Kranjac. È veramente pericoloso. Rodrigo ci prova con un pallone. Meno male. Ottima la parata del portiere. Era sicuro.
è un buffer e flip. Anche te hai questo, questo problema. Dal mat. Guarda invece come lo fa uscire agevole. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Aia. Che botta. Mamma mia. Farca scusi, dottor Bordata, l'ho fatta grossa. Però continua a metterci una pezza. Giocata difensiva di grande spessore. Darwin la mette in mezzo. L'allontana senza pensarci due volte. Mamma, che partita flipperomane, veramente. Può colpire. La caccia con forza. E poi spazza così. Molto bene. Aspetta che finisco sto match e ci sono. Quasi finito il primo tempo. Gioca con un pallone lungo. Questa non è brutta, dottor Bordata. Supera diretto avversario. È rigore però. Me l'ha ucciso. Io te non rischio, come diceva Mazzia, palla lunga e Luca Toni. Io no, non la spreco. Non la spreco mai. E infatti prendo 18 gol in costruzione. Tutto però ancora possibile perché il calcio è strano. Dai ragazzi, chiudiamo questo secondo tempo che poi c'è una bella sfida over il 74. Poi però me la voglio fare. Adesso intanto la provo, così vedo anche quelli che ho preso a caso. Ma poi voglio cambiare. Il tempo scorre. Cosa mi dice che Bordata 78 non ha schiacciato? Sostituzione per l'Inter. Numero 20. Fernando Torres. Numero 23. Ecco fatto. Prendo già il difensore centrale. Che testone. No. Isonest. Ma è strano vedere bastoni lì. Testone. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Oddio mio, che stronzata. Ma che sfiga però. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Mamma mia, colpa mia qua. Non c'è che dire, il portiere è rimasto uno che mi viene incontro. No, che carraniata Bordata, fa anche rima. Sono tre gli angoli della loro partita, soltanto uno dall'altra parte. Bravo. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare. Te la do sul piedino. Può condurre a un capovolgimento di fronte. Aia, fallino. L'avevo saltato. Che se ne dica. Scusa, pallaccio. Si torna in campo. Qualche volto nuovo. Immagino sia un cambio di natura tecnica. È uscito il portiere. Molto bene. È finita pizze e fichi. Ecco fatto. Che bella. È già in porta però. Si è fatto la passeggiatina. Ma che cazzo ne so. Ma perché devono fare ste robe? No? Piuttosto rassicurante, direi. Cosa ti devo dire? Mbappé. Il bello di giocare con i random è anche questo. C'è l'opportunità per il contropiede. Ha messo sta cazzo di formazione dove sono tutti su. Profonda, nello spazio. È un verticalizzatore. Sceglie di andare per vie verticali. Lo mette in mezzo. Bravo. Gioca la corta che è da solo, allora la metto giù. Ecco, ovviamente proverà il tiro.
Predico nel deserto. No, lo sapevo. Il portiere è già fuori. E allora dribbliamoceli tutti. E poi sul secondo palo, con calma, la infila. Qualcosa dice che no. Però che classe, che classe. Potrebbero non averla presa molto bene. Vabbè. Dai che così faccio la partita 74. Ma no, cambietti nel frattempo. I cambietti. Ecco, ne manca uno. Around. La sostituzione per l'Inter, numero 41, numero 9. L'allenatore decide di scrittare. Era bordata a fare. E lui è un dominio assoluto. I rapporti di forza sono i cambietti. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino. Niente, devono giocare tutta la partita col portiere fuori. Se la sentono così. Si divertono così. E poi uno dei due. Del 78, quindi dico. Ah, ha messo Cristiano Ronaldo in porta. Ecco perché. Che mossa. Era già lì. Ecco. Spero che finisca il prima possibile. No, per curiosità, vorrei guardare la formazione tipo di bordata per capire chi usa di solito. Sì. Ci guardiamo. A parte che mi sa che fa vedere quella l'ultima formazione utilizzata, però. Che bella partita, porca miseria. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Niente, ho provato a richiedergli la palla. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Ecco fatto un bel rosso. Adesso dovresti cambiare anche il portiere. Era quello che cercavo, ovviamente. Spero che gliel'abbia. Non gliel'hai espulso! Non gliel'hai espulso. Che roba meravigliosa. Ecco fatto. L'abbiamo fatta. Ovviamente un bambino anch'io. Devo vedere l'ultima usata uno contro uno contro l'IA. Ah, beh, dopo ci vediamo. Gliel'avrà buttato fuori adesso, sì. Ah, quindi ha fatto. Ah, ha fatto la babbinata. Che bello, ha messo Barella a punta. Come la. Mbappé difensore centrale. Guarda, teoricamente è nato nel 70. Cosa devo dire? Sono usciti? Meno male. Simo, ci sono. Ma dov'è Caronte quello con le cuffie da. Naviga. Naviga. Gli ho detto vieni a fare un po' di coop. No, naviga. Ormai basta, se è super ammalato peggio di me di Sea of Thieves. Vive nel mare dei ladri. Che bella partita divertente. Oh là. Almeno me l'ha data a volino che mi servivano i punti per fare i GP. Ci abbiamo visto uno stop per tipo 2 anni. Sì. Ma a me piace ancora, infatti. Infatti ci sta giocando, non è che.
Ah, quindi la data nulla oltretutto. Che meraviglia. Allora, andiamo a cercare. Dove cazzo è? Partita amico. Simo, teoricamente la stanza era aperta da troppo. 06. No, come la carpenteria, no. Io Pips lo trovo comunque superiore. Io provo, però tendenzialmente quando rimane aperta per molto tempo potrebbe non partire, vediamo. Ecco fatto. Poi avevamo preso Benteke che mi intrippava. E basta. Metto giusto due saltatori così e vediamo cosa succede. Buon match a lei. Ecco, e qua c'è il tatticismo esasperato, eh. Tutto un altro gioco. Light Yami versus problemi mentali gravi. Al match. Ah già, perché bisognerebbe vedere la forma. Allora mettiamo Demme al posto di Skip e via. CLD, che ci posso mettere? Doan. Va bene. Vai. Vediamo come risponde. Giovanni Mucciaccia nel suo prime. Fatto. Fatto. Messo Doan. Fatto. The match. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che around. Una grande serata di festa e di sport. Essere attenti, qua è un avversario di tutto rispetto. Oddio, subito così. Via, mamma mia, salvo. È libero di là, eh. Un po' troppo. Aia, aia. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Malvagio. Cerca un'azione veloce. Grandissima chiusurona. Si è fatto trovare pronto. Reattivo. Non era per te. Ottima scelta di tempo. Vente che arca. Bravo. Stavo imbucando, eh. Macello che c'è. Doha. È ovvio. Riceve il pallone lungo. Amministra bene. Fallaccio. Attenzione al PFM, le pressioni di settembre sono dietro l'angolo. E poi è festa. Fatto. Viene da lì. No. Che cranio tremendo.
Che bestione questo Benteke. Trova il pertugio. Ricomincia come diceva Pappalardo. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Bravi ragazzi. Porca bel piedone. Amministratore di condominio. Bravo Bente. C'ha tipo 60 di controllo palla. Però mi serviva, volevo un fulcro di gioco. Ti seguo alla morte. Funziona il pressing. Ah. No. E non male che non l'ho pescato, cazzo. Oddio. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Era la cosa più ovvia del mondo. Bella, bella chiusura. Sono senza idee. Bravo Minamino. Sono stato lentissimo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Non sapevo che cazzo fare. Partita difficilissima. Pallone interessante, ha dettato bene il passaggio con il violaceo. Non prende rischi e l'allontana. Benteke. Bravo Benteke, questo devi fare. Demme. Super Demme. Minamino. Bel pallone. Porca troia, bravo Benteke, bravo. Io ho preso per quello. Mi sa che non ha capito. No. La PFM non la conosco. Cioè, riconosco, ma non. No, no. Poi figurati se colgo le cose mentre ho il cervello impegnato. Non colgo. Non colgo mai. Brutta. Però sai che ho un neurone solo. Around. Non ho capito. Attenzione alla PFM. Tanto da perché cazzo l'avevi tirato fuori. Vedi, ho già rimosso cosa stavo dicendo. Perché l'hai detto. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento. Aia, aia. Qua devo accendere il cervello, che questa è una partita difficile. Bravissimo. No, che lentezza, Demme. Demme, Demme è stato. O Lemme, Demme. Bravo, bella palla. Bella, bella, bella. A proposito di colgo. Però a proposito no, da te non me l'aspettavo, non me l'aspettavo da te. Non si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio, ora devono evitare la rimonta degli avversari. Oh, qua c'è da rimontare, la remontada. Aiuto, 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 datemi una mano.
Era per te, sì, mentre che non te deve andare. Bravo! Sai chiamarti uomo? Che nome è? Facevo più forte fisicamente, mentre che ti hanno dato una spallata, sei volato via come un minamino. Dategli una mano che è un chiavicone. Ecco un'occasione di contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. E passa. Bravo. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. È avversario di tutto rispetto, Giusto, giusto. Aspetta, come si incazzano gli spagnoli quando vanno a comprare il dentifricio? Come si incazzano gli spagnoli quando vanno a comprare il dentifricio? Dicono... Colgate, Colgate, essere qualcosa che ha a che fare con Colgate. No, non è una battuta. Ma aspetta, qua non colgo, allora non colgo assolutamente che cosa vuoi dire. Niente, è partito il neurone. Partito. Si incazzano perché Colgate vuol dire in picket. Ma che cazzo ne so? Adesso ho scoperto questa cosa qua. E non lo sapevo che Colgate volesse dire. Se fosse una delle tue solite puttanate. Non ne avevo la più pallida idea. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. So che minamino. No, l'avevi toccata per appena. Era un momento di cultura per una volta, è vero. Non ho fatto il super cancio, è giusto. Non gli andare sotto, porca bestia. Manco col super cancio si è tolto. Questa è la roba più ovvia del mondo. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Bravi ragazzi, così con calma, dai. Ottimo. Peccato che non c'è nessuno qua. No, si è levato. Demme. Lo sposta di peso e gliela porta via. No, il tacchino non lo posso sopportare. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Questa è bella, Gran palla, bravo, bel gol. La prossima volta comprano acqua a prezzo, giustamente. Che tanto che aspettavo un'occasione così. Niente da fare per la difesa. Che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo, però. Ben giocato. Gran gol, gran palla. E gran gol, bello. Bello, bello. Bello, bello. Si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa nel tentativo di recuperare. Aiuto. Benteke. No. Non mi danno una mano, come il metano. Si aspettassero
di dover cominciare il secondo tempo in una situazione così negativa. Però hanno 45 minuti davanti per dar tutto quello che hanno. Mi sta chiudendo bene. Niente da dire, era ovvia sta palla. L'anticipo sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Che biglia. Bravo. Niente, sono un cretino. Sono un cretino. Non immaginare cosa voglia dire Mentadent. Sì, non lo so, però prevenire è meglio che curare, comunque. Bravo Simo. Babba mia. Io qua volevo uscire palla al piede di nuovo con l'uomo. Con l'uomo un centimetro dei giocatori di 73. Usa il cervello e gioca più a calcio. Ragionando anche che giocatore in mano, no? Bestia che non sei altro. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. L'ho fatto un tiro in porta, tra l'altro, no? Aia, aia. No, avevo cancellata però. Non si passa. Devo capire intanto chi mettere come difensore centrale. Anche se wow, mi piace. È stato uccellato male, eh. Male, male. Tre belle pere. Che bel piedone. Intanto è tutto emaciato. Allora, i giocatori sono anche abbastanza guazzananti. Li abbiamo come punte. Abbiamo questo Mateus Peixoto. Mamma mia, peggio che peggio. Mamma, che statistiche becere. Lascio in campo Benteke piuttosto. Vabbè, tanto la squadra me la devo fare. Adesso non ce l'ho. Non ce l'ho. Questo era un incontrista. E poi avevo preso anche un altro colla. Beh, Skip mi interessa. Fammi provare. Ah sì, proviamo un po' cosa succede. Mateus Peixoto non è originale. Perché devi rifare la squadra con la vecchia che fino a facto? No, abbiamo cambiato le regole per il prossimo torneo. L'overall si è abbassato a 74. Solo che non ho i GP per farmi la squadra. ed è un problema. Ho preso i primi che mi sono capitati a cazzo. Poi mi voglio leggere bene le caratteristiche dei giocatori. E farmela. Tanto l'avevo fatta giusto per averne una, ma ho preso i giocatori a caso. L'ho fatta al volo in mezz'oretta. È messo bene in campo, non ho spazi. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. C'è movimento in panchina. Mamma mia, che pollice. Bravo Benteke, però mi sei piaciuto. Benteke lo tengo. Tienilo lì, tienilo lì. C'è tutto il tempo del mondo. Aia, aia, doppio calcio nel culo, triplo. Si ripiazzano. Non scappare, don't scap. Chiuso l'arcigna. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Cazzo, troppo forte. L'idea era, c'era, c'era. Poi tra l'altro gli ho dato quel passaggio al posto del filtro, che sono un cretino. Brutta e ovvia.
rotazione sulla destra, vediamo come evolve. Minamino. Bravo, l'aveva letta bene. Adesso lo prendo in controtempo, sì, sto cazzo. Lancia il compagno in profondità. Come è uscito da quel casino fotonico. Dammi il portiere. Prova a chiamare il difensore lì, zero. Non ce l'ho fatta, ma proprio il mio cervello che non ci è arrivato. E 4 per, giusto, giusto. Semplice ed efficace. Più che giusto. Che testone. Che disfatta. Porca puttana, adesso non ci dormo la notte, mi faccio la squadra giusta e ti risfido. Sarà il primo al quale prenderò gli schiaffoni, ovviamente, nel ranking. Una bella giocata nello spazio. Around. Colpani. Sfugge all'avversario con un numero. La difesa spezza questa azione. Che... no, se, beh, se faccio queste uscite posso avere anche i giocatori più forti del mondo, ma... ah, Minamino intanto promosso. Anche Benteché, devo dire la verità. Mamma mia. Giocare a FIFA è stato controproducente. Cerco di fare i dribbling con i difensori centrali. Mi ha spaccato psicologicamente. Attenzione. Prova lo schema. Deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Me l'aspettavo sul primo palo, me l'aspettavo. Around. Sono tutti marcati, eh. Che belle marcaturine a uomo che mi hai messo. L'obiettivo è uno solo, dare una piccola soddisfazione. No, mamma mia, che pollice. Non credo che adesso servirebbe a molto, ma almeno sarebbe una dimostrazione d'orgoglio. Bravo. Bravo un cazzo. Intercetta il pallone dopo. Qua si è sderenato i testicoli, però. Ottimo posizionamento difensivo. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Bravo. La legge stavolta. Doan. Supportatemi. Malissimo, la frettina che ha fatto i gattini ciechi. Bello. Bravo, bravo, mamma mia. Hai solo caricato un pelo troppo, ma hai mirato benissimo. Bella. Mamma mia. Che serawa. E ti avevo anche visto che eri lì, eh. Però ho detto no, ce la faccio lo stesso. Bella giocata. Bravi. Ecco Benteché. Devo fare un altro paio di scambietti veloci. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Molto bene. Che disfatta tremenda. Dove vado? Mi sono abituato troppo a FIFA che sei un cazzo di funambolo di merda. Bella, bravo. Meritatissima. Che botte che ho preso. Oh mia bella madunina, che botte che ho preso. Non ho fatto un tiro, eh. Zero. 1000 passaggi, non ho fatto un tiro. Una bestia sono stato.
una bestia brutta. Ah! Devono invertire questa tendenza prima che sia troppo tardi. Madonna mia. Che morte. Sono in morte semiapparente, cazzo. Ma ti dà anche GP, no? No, solo ESP, niente GP. Comunque, se vuoi faccio l'ultima e poi stacco. Che ho finito il tempo. Ma noi no. Qua oggi ha nevicato di brutto, minchia. Quindi sei rintanato a casa tipo in clima natalizio con col vin brulé e il camino. Tac tac. Around. Ho scritto idea. Ah, ok, va bene. Allora chiudo, che tanto sono le 11:30 e io sinceramente ce la faccio. Sono cotto. Sono defunto, mi stanno crollando gli ucci. Va bene, ragazzi, io vi saluto a 15 minuti da qui, tutti innevate. Tu no. Innevati. Io vi saluto, ci vediamo mercoledì, devo andare a dormire, venerdì prossimo alle 21:30, settimana prossima, ah ok, aspetto, vabbè, comunque nel frattempo, mentre siamo alla pubblicità, settimana prossima vedo di organizzare ranking full manual, perché teoricamente a breve esce l'app, quindi si riparte col ranking uno contro uno con queste squadre, magari la squadra me la faccio, che sarebbe una bella idea, e magari facciamo un bel finalone. Sì, ovvio, almeno lì i peti ce l'ho, nel finalone i peti li ho, finita la pubblicità, Simo? Ah, wow. Again. E niente, comunque nel frattempo facciamo così. Tac. Ecco. Vi riposto i social. Crea stanza che c'è in... Ah, ma voleva giocare qua? Allora faccio l'ultima. Sto morendo, però dai, la faccio. Sì, crea stanza uno contro uno. Sì, poi voglio farmi anche la squadra, come dico io. Però non mi sono trovato male, hai semplicemente giocato bene te. Ma gli dici tu il codice? Ok, molto bene. Questo Benteke non mi dispiace. Platano l'abbiamo provato. Vedere chi mettere come difensore centrale. Però anche questo. Oh. Non ho comprato altri difensori centrali. No, quindi ne devo andare a trovare un altro. Da 5, 89, 1,91. Ma va bene così. Sì, te lo scrivo. Allora, 06, 25, 35, 17. Voilà. Fatto. Meglio di così. Che morte. Crac crac. Ah. Allora, 15 minuti. Casuale. Ecco fatto.
È stata la squadra del fantapes, ok, buono. Almeno sei riuscito a... Sì, comunque bello con quei 73. Poi c'è più varietà, non hai sempre gli stessi giocatori. È interessante. Però me la devo fare. Me la devo fare, soprattutto le riserve, perché adesso non le ho. E vedi che ho 69, 53, 55. Avevo ancora quelli base, qualcuno l'ho pescato ma li ho messi su a cazzo. Questo qua ce l'avevo così a caso. Ma anche prima sono andato a vedere semplicemente i 74, li ho buttati dentro guardando velocemente le caratteristiche. Poi va bene, eh. Questo è il dottore Ide. Viene qua. Almeno riesce a comunicare anche con me. Finché sono sveglio. Madonna. Sono in crollo. È vivo l'ingegneride? O Hyde? Non si sa. Clac clac. Around. 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 Eccolo. Cazzo, a Hyperion mi sono dimenticato di controllare l'avversario di Prio. Cioè, non l'avversario, era il mio compagno di squadra. Com'è che si chiamava Pertica 78? Bordato. Sì, ne faccio una, che non ce la faccio veramente più. Allora, lui lo lascio in bianca e io mi metto la prima maglia. No, facciamo così. Decisamente meglio. C'è Bente che è in forma. Vabbè, i difensori ho solo questi, quindi li lasciamo anche se sono giù. Mettiamo un Dem al posto di Skip. Mitica bordata 78. E con partita nulla. Ma non lo so, perché ci clicchi sopra, teoricamente dovrebbe far vedere. Che poi come cazzo hanno fatto a... Non ha fatto a darla nulla, cioè sul 6-1 con disconnessioni loro, partita nulla. Ma già che erano in super bambinata con Cristiano Ronaldo in porta, tutti fuori ruolo. Boppe. Oh, scusate, ho un sonno fotonico stasera. Stasera vivo nel sonno. Crac crac. Ma li ho messi i saltatori, tra l'altro. Sì. C'è Tanaka. D'altronde, se c'è Tanaka. Andiamo a vedere la squadra dell'avversario, allora, mentre... Zirze, bravo! Zirze mi interessa. Skip, c'era anche lui, vedi? Nunez, Juan Jesus. Cool. Interessante, eh? Ecco, Zirze potrebbe essere un giocatore che potrei andare a prendere. Una cosa che succede durante i 20 milioni, non so se è voluto o meno. Partite vinte, date anche perse. Fantastico. Vabbè, ma quegli eventi proprio. Buona
Buonasera e benvenuti all'incontro di. I 20 Konami lasciano il tempo che trovano. A borro. Nel frattempo, buon match. Che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Marcature strette anche lui. Vediamo di accendere il cervellino. Infatti, partiamo bene. Questa è una bella geometria. Non era brutta l'idea, va bene. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Bella palla. Portiere manine, bravo. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. No. Fai Minamino. Che cazzo volevo fare? Giocare con una punta sola non è facile. Io non riesco, per esempio. Minamino. No. Palla a Benteke. Ovvio. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Una cortina da un pezzo. Come sto giocando male stasera, mamma mia. Ma in effetti dovrei iniziare a giocare su PlayStation, perché giocando solo su Xbox, quando poi gioco di qua, è un trauma. Aia! La cosa clamorosa, vinceva 7-1 dopo la partita di un caricamento eterno, la partita è stata persa dal gioco. Cioè. Vabbè, ma c'è chi sa cosa fare. Che me lo fanno apposta, dai. Ma poi, senza fare nomi, pare che, io poi non sono andato a leggere, un noto youtuber abbia spiegato come fanno a... Non ho capito, tipo truccare le partite, non so, non ho voluto andare a scavare perché a me queste cose stanno sulle palle. E nel momento in cui questo noto youtuber ha spiegato la tecnica, hanno iniziato ovviamente a moltiplicarsi quelli che ladrano. Io dico, non lo so perché l'ha detto, poi non ho visto il video, quindi magari diceva era... Magari nel frattempo spiegava, lo sto dicendo proprio perché possiate magari evitare. Però il problema è che da quanto pare si sono moltiplicati i cheater. E se non ho capito male, addirittura c'è un'app che gestisce questa cosa. E non voglio saperlo perché mi incazzo. Vabbè, che tanto mi interessa quello che è il nostro campionato, il nostro torneo, però. È assurdo. A cosa si attacca la gente? Ha sparato cazzate assurde. Ah, ok, vabbè. No, avevo letto così su eFootball Italia, quindi. Poi non sono andato a scavare, quindi. No, però lui è molto bravo, a me piace. Lo seguo. Bravo. Bravo, bel gol. Lui è molto bravo. Non ho visto il video, quindi non mi pronuncio. Infatti dico semplicemente che pare, da quello che avevo letto, che da lì si sono aumentati i cheater. Ma tutto preso con le pinze. Anzi, appunto, non avendo visto il video, sono praticamente sicuro che abbia spiegato le cose per bene, voglio dire. Cioè, non è da lui buttare le cose a caso, poi non lo so. Motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà. Super Zirze. No, ma ha cambiato il giocatore. Avevo fatto il passaggio di ritorno col filtrante alto. Giustamente, ma ha cambiato il giocatore. Sapeva già
tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Bravi ragazzi. Sì, di nulla non viene spiegato niente. Ok, meglio così. Assolutamente meglio così. Ma infatti ho detto figurati. Poi non lo so, ripeto, non ho visto il video, quindi non mi pronuncio, assolutamente. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. L'importante è appunto che perché altro su sport su si dice e Football Italia, lì sì che vedo tante cazzate. Che peccato. Oh ragazzi, questa sera si soccombe male, appena l'ho detto Benteke mi ha tirato fuori dal cilindro un gol clamoroso. Ciao Dark, benvenuto. Hola. Non so come si dica in spagnolo, però ho capito che non devo dire la parola del dentifricio. Perché ti sei fermata? Infatti gli ho dato più indietro solo perché, visto che si era fermato lo stronzo. Che pressing tremendo. La volevo lui. E poi la volevo di prima. Niente da fare. Porca troia. Che è la parola del dentifricio? Niente, è stato fuori che col gate in spagnolo vuol dire vuol dire impiccati, non mi ricordo. Grandissima lettura, riconquista pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Niente, lascia perdere, vaneggio. Bravi ragazzi. Non abbiamo opzioni qua. Ma chi cazzo la do? A te. Riceve la palla. Può cercare il taglio in mezzo. Supera diretto avversario. È da sfruttare questo Benteke, eh. È un craniomane. Around. Sai, Simo, ci sei? In caso, volevo dirti una piccola roba. Che comunque vorrei dire anche agli eventuali partecipanti. Porta del cavolo. È una porta grossa. È una porta portese. Bravi ragazzi. Così amministrate col condominio. Vienimi incontro te, lo stare di così largo. Ecco Benteke. Benteke c'ha i piedi quadrati, devo sfruttarlo solo come spondina. Lo sapevo. Questa no. Attendilo. Ma il torneo da Xbox come lo facciamo? Purtroppo al momento non c'è ancora tanta utenza. Sto cercando di tirarla su. E te avevo già girato il canale Telegram, vero? In ogni caso per il momento sto incentrando le forze su... Ok, sto incentrando le forze su questo, ma perché purtroppo gli utenti che ho trovato sono tutti PlayStation. Quindi o ci danno sto cacchio di crossplay. Adesso guarda, a breve probabilmente lunedì esce l'app nuova
e comunque si fa si farà il ranking, però appunto se poi di là non ci gioca nessuno, per il momento ho le mani un po' legate per via dell'utenza. Cioè tu conta che siamo, se vuoi, guarda, se lo trovi, guarda, mi fai una cortesia, almeno riesco a, io ci sto provando in tutte le maniere, lo dico qua, però appunto tutti quelli che entrano poi mi sono rigiocando a PlayStation e quindi non riesco a rinfoltire. Se trovi qualcuno, più che volentieri. Poi comunque in vista del crossplay, una volta che c'è quello, uniamo le due cose. Cioè tu conta che, per dire, su PlayStation al momento nel canale siamo in 105, 106, non mi ricordo. Comunque c'è più movimento, infatti stiamo facendo il torneo 3 contro 3, ranking 1 contro 1, insomma un po' di movimento in più c'è. Però pian piano cerchiamo anche di là. Poi ripeto, una volta che ci danno il crossplay, unisci le cose. Ed è un altro. Porca troia, l'avevo cancellata. E ci siamo portati avanti, no? Via. Che stronzata che ho fatto. Giusto, giusto. Mamma mia, che stronzata che ho fatto. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Dai ragazzi, dai, su. Mamma mia. Voglio andare a dormire. Non capisco un cazzo. Bravo. Questa è una Tanaka, eh. Aia. Poi per esempio, io tante volte il venerdì, vabbè, adesso voglio fare più che altro finali live del ranking il venerdì. Però comunque volevo organizzare qualche cosa del genere anche su Xbox. Soprattutto in co-op, almeno 2 contro 2. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Porca troia, non era malvagia, ma di facile lettura. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Com'è chiuso bene. Messo bene in campo, mi piace. No, il tacchino, come lo odio. Ad inizio del secondo tempo. Adesso devono rifare tutto da capo. Perché di tacco? Sali. Bello, mamma mia. Pericolo. Salve ingegner Sardo, buonasera. Mi sto addormentando. Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Ragazzi, andate a seguire. No, non ho una. Ah no, ce l'ho un admin, ingegner Chris Dot Loopman. Mi faccia uno shout out al dottor Sardo, per cortesia. Lui fa parte dello staff di Sports Rivals. Tratta sim racing con professionalità estrema, tra l'altro. Ah, grande. Bello shout out. Non posso dormire se ti guardi in caserma. Ah, ok. Invece vorrei tanto dormire. Sto crollando. No, in realtà voglio stare sveglio, che cazzo. Però porca miseria, sono cotto oggi. Però come potevo dire di no a delle belle sfide? Abbiamo un Dario PS, vedi, che appare. Anche lui è, a quanto pare, è un tuo collega. Non a quanto pare, adesso io non so che mestiere fai te, ma... ma potenzialmente è un tuo collega. Oh, brutta, bravo. Mamma che fretta. Ma dove corri, dove vai? Devono spingere. Esatto, Fabio. Around.
Zirkzee, che anticipo Mané. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Plata. Ci provo. Non era una brutta idea. Sì, però devo fermare. Ecco, un'altra rimessa laterale. Potrebbe essere l'ora dei cambietti. Che non ho. Dunque, trequartisti, mi sa che non ne ho. Ma Kamura può giocare anche lì. Però non ha le capacità tecnico-tattiche. Doan dovrebbe avercele. Però no, può giocare solo a destra. Vabbè, facciamo questo cambio con... No! Che cazzo sto facendo? Plata con Doan, anche se mi ha un po' cotto. Mettiamo Skip. Ma stanno bene, ragazzi. Avrei bisogno di cambiare lì davanti. Vabbè. Bisogna lavorare sulla formazione. Per Pocchio. Un po' lunghina. Ma una bella idea. Non sono d'accordo col cronista. L'idea era bella invece. Che isolato. E sono costretto a fare questo change. E non paga. Bella. Piedone. Madò. C'è del pericolo annesso. Nel frattempo te lo faccio io. Allora lo shout out. Ecco fatto. Sto ancora prendendo. No, vinco 3-2. Ma male. Sono addormentato. Cioè, devo dormire. Devo recuperare ore di sonno. Arretrato. Non riesco a imporre il mio gioco. Sono diventato una merda. No, ma a parte, devo giocare veramente un po' su PlayStation. Perché io ci gioco solo il venerdì. Per eSports Rivals, però è super controproducente. Mamma mia, non ho proprio la mira. Guarda cosa mi sono mangiato. Una bestia. Testone. Robe brutte, eh. Per evitare rischi inutili. Crac crac. L'hai già fatta la squadra 74? Importante, eh. Io domani mi ci metto. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Fuori gioco non riuscito. Benteché, che cazzo di movimento mai fatto? Vergognati. Prova con un passaggio filtrante. Voglio mettermi per bene. Il problema appunto è che non ho i GP. Quindi un pochettino devo giocare. Oggi ci ho provato. Prendendo solo schiaffoni. Non ho fatto GP per un cazzo. L'unica è tirare i rigorini tutti i giorni. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Passaggio forse era un po' telefonato. Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Minamino. Bravo Doan. Benteché. Benteché ce l'ha, eh. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Stonala. Che cazzo volevo fare? Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Prova a imbeccare lo scatto. Cazzo, l'avevo letta. Con Zirze. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro. Zirze, per esempio, Zirze, di come cazzo si pronuncia, me lo voglio prendere. È una bella opzione. 79 se
Sì, meno. Tu conta che più o meno un giocatore sono 20.000, ma io avevo 250.000 GP, quindi ho fatto giusto. Ho preso con i primi che mi sono capitati, ma vedi che non l'ho ancora finita la squadra. Ma non li ho neanche guardati, che a parte due o tre non avevo guardate le caratteristiche. Preferirei mettermi, perché ci sono i siti dove hai proprio il database, dove vedi, puoi farti le ricerche in base a i valori e ti aiuta. Ecco fatto. Io ragazzi devo chiudere, perché a parte che avrei finito da mezz'ora ma io non ho orari il venerdì sera. PES DB, bravo. E ci voglio guardare, perché poi voglio farla bene, anche perché poi non è che posso fare le figure di merda ogni volta. Tocca allenarsi, do il via ai ranking e il gioco è fatto. Niente giovani, io vi rimetto i nostri social, voilà. Vi volevi proporre una coop, non ce la posso fare Marco, sto morendo. Devo andare a dormire. E poi non andrò a dormire, mi metterò a giocare ad altro finché non muoio. Ma lo sai che di solito ti direi anche di sì, oggi che sono proprio morto, è stata una settimana peloponnesica per me. Chiudendo, qua ci sono i nostri social, chi ha piacere, tac, un bel like, ci date una bella mano. Noi ci vediamo venerdì prossimo alle 9:30. 9 su 10 porto finali ranking 1 contro 1. Adesso andiamo a vedere, comunque vediamo nel canale info. Ti ho sentito no, cioè sto morendo, ce la posso fare. Direi che chiudo qua, metto il mio bel finale coi peti originali di io me medesimo e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao Marco, ciao a tutti, grazie di essere stati con noi. Voi sì, arrivederci, vado a defungere come una merda. Magari faccio live sul mio canale su Fortnite, no? Non è detto. Buona now, ciao Ciao, guarda il dittino come premo fine, guarda.